Pino Rauti è dalla scorsa notte il nuovo segretario del Movimento Sociale Italiano. Al congresso di Rimini Rauti è riuscito a strappare a Gianfranco Fini la guida del partito solo per un pugno di voti. Un testa a testa durato fino all'ultimo, fino alle prime luci dell'alba, quando tra risse e pestaggi il Movimento Sociale ha trovato il suo nuovo segretario. Pino Rauti, 64 anni, l'ha spuntata su Gianfranco Fini per 47 voti, 744 contro 697. È la consacrazione di una spaccatura verticale di un partito già in profonda crisi. Chi ha vinto questo congresso dalle deboli analisi politiche? Non certamente Fini, che non è più segretario, ma probabilmente neppure Rauti, il cui cartello avrebbe dovuto raggiungere, almeno sulla carta, ben altre posizioni. Eccolo Pino Rauti, il quinto segretario dell'MSI. Sono intimamente e sinceramente commosso, anche perché il congresso è stato combattuto, è stato alla fine vinto un po' sul filo del rasoio. È una vittoria di misura, per come era però prevedibile dati i termini politici con i quali eravamo arrivati al congresso, in un clima di accesa conflittualità. Per il neo segretario la prima prova politica è rappresentata dalle elezioni amministrative di maggio. Faremo una politica di alleanze, ha affermato Rauti, dicendosi sicuro che la DC non riuscirà a strappare un solo voto all'elettorato di destra. Con una battuta, mi dice quale sarà il suo movimento sociale? Un movimento che sia sempre più movimento e sempre più sociale.